Buongiorno e bentornati alla nostra informazione. Quasi 1000 profughi su 5 diversi barconi sono stati soccorsi, nottata nel canale di Sicilia dalla Guardia Costiera e dalla Marina Militare. Alle operazioni hanno partecipato anche alcune navi mercantili in transito che hanno fornito assistenza. Tra i migranti anche un uomo in condizioni di salute precarie, subito trasferito su una motovedetta. Il primo barcone con 133 immigrati a bordo è stato soccorso in acque maltesi dopo una segnalazione della Guardia Costiera da un mercantile che adesso sta facendo rotta verso Catania. Il pattugliatore sirio della Marina Militare ha invece raccolto altri 226 migranti trasferendoli nel porto di Pozzallo. Un terzo barcone con 105 profughi è stato intercettato a sud di Lampedusa. A bordo anche in questo caso un uomo in gravi condizioni che è stato prelevato da una motovedetta per essere trasferito in ospedale. Gli altri migranti sono stati trasbordati su una nave diretta verso Lampedusa. Sono invece diretti a Porto Empedocle su un mercantile battente bandiera liberiana altri 270 immigrati che avevano lanciato l'SOS con un telefono satellitare mentre si trovavano a 65 miglia dalle coste libiche. Una massiccia operazione di soccorso, come avete visto. 8 tra boss e gregari di Cosa Nostra sono stati arrestati in una maxi operazione condotta dai carabinieri per smantellare un traffico di droga all'alba nell'area occidentale della provincia di Palermo, tra i comuni di San Giuseppe Jato e Campo Reale. 100 militari impiegati, supportati anche da 2 elicotteri. Gli ordini di custodia cautelare sono stati emessi dalla direzione distrettuale antimafia. Dalle indagini avviate nel 2010 emerge come una delle fonti di sostentamento dell'organizzazione criminale rimanga la gestione diretta delle sostanze stupefacenti. I particolari dell'operazione vengono forniti in questo momento nel corso di una conferenza stampa che si sta svolgendo presso la Procura della Repubblica di Palermo. E circa 100 carabinieri del comando provinciale di Catania stanno ancora eseguendo un provvedimento restrittivo emesso dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia della Procura Etnea nei confronti di 8 presunti appartenenti ad un'organizzazione dedita al traffico di cocaina nel territorio di Mister Bianco e Belpasso. Secondo quanto emerso, il gruppo sarebbe riconducibile ai familiari di Mario Nicotra, ucciso nell'89 durante la faida con il clan rivale del capomafia deceduto Giuseppe Pulvirenti. L'inchiesta ha anche permesso di fare luce su un canale di approvvigionamento della droga nella provincia di Reggio Calabria. Torniamo a occuparci della Costa Concordia. Potrebbe essere infatti Palermo ad accogliere il relitto della nave che è stata raddrizzata e che adesso verrà messa in sicurezza. Una scelta definitiva non è stata adottata, del resto la Concordia rimarrà al giglio sino alla prossima primavera, ma le previsioni affinché lo scafo vada in Sicilia si moltiplicano, anche se rimangono forti dubbi su dove andrà a finire il relitto una volta riemerso completamente. Le prime ipotesi vedono Piombino come naturale destinatario dello scafo dal momento che si trova nelle immediate vicinanze del giglio, ma il porto non è attrezzato per affrontare lavori di tale portata. Attrezzati invece già pronti sono i cantieri navali di Palermo. I lavori di smaltimento del gigante spetteranno all'azienda costruttrice, ovvero la Fincantieri, anche se le spese saranno a carico di Costa Crociere. Astensione pressoché totale degli avvocati penalisti a Palermo. I legali hanno aderito infatti allo sciopero indetto dalla Camera Penale per protestare contro i tagli al sistema della giustizia e i ritardi nella stesura della riforma. Molte le udienze saltate nel capoluogo siciliano, tra le quali quella relativa al processo per la truffa alla motorizzazione. Il processo è stato rinviato al 18 di novembre. È tutto per questa edizione, torniamo insieme a voi prossimamente. A dopo.